La verità bisogna cercarla. Nomi, 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 quanti nomi. Studi, ricerche, comitati, associazioni, medici, centinaia di migliaia di persone, forse milioni. Eppure nessuno ne parla. Nessuno ne parla. Ma perché? Sto correndo per rendere noto i risultati di oltre 1000 indagini cliniche che abbiamo fatto. Siamo riusciti a individuare dei corpi estranei molto piccoli. Le risposte arrivano, ci sono delle particelle perfettamente sferiche da combustione. Degli inceneritori che spargono nell'aria dei famosi polveri sottili. Nessuna evidenza di aumento di tumori nelle popolazioni circostanti i fenovalorizzatori. Sono stati condotti 10 studi epidemiologici e tutti confermano che gli inceneritori fanno male. Zero. That was unscientific, it was irresponsible. Les incinérateurs sont des fabriques de poison. E ci fanno venire in poco tempo il cancro. Un aumento per tutti i tumori nelle donne, per i linfomi, per i sarcomi dei tessuti molli. Dei danni alla salute ci sono stati. Questa tendenza a negare alle volte anche l'evidenza. E la storia della medicina di queste cose è piena. E maintenant on parle de microparticules qui rejoignent la nanotechnologie. So we don't look for evidence, we're not going to find it. I believe that information is being kept from the public. We have no voice. There is professors in England have been paid by the companies to protect the incinerator industry by not telling the truth. Politicians are in the same position. Non è più una questione di destra o di sinistra. Stessa politica sui rifiuti. Uguale. Per 20 anni questi dovranno bruciare qualunque cosa bruciabile, anche andandosi a inventare cose da bruciare. Abbiamo fatto quella scelta lì 10 anni fa e bisogna adesso far ingoiare alle comunità locali la costruzione di questi impianti. Esistono purtroppo dei grossi interessi che camminano sopra le vite delle persone. Più 7% della bolletta dell'Enel per energie rinnovabili. Non vanno energie rinnovabili. Avere una grande quantità di rifiuti da smaltire, che ovviamente serve a far funzionare l'inceneritore. Ed è chiaro che la raccolta differenziata non decollerà. C'è la convinzione che bruciandoli spariscano. Ma dove sparisce? L'immondizia è completamente indifferenziata. Altro che zero! Se brucio 100 metto 100, non sparisce nulla! La mascherata è terminata! Ascoltami! Ma non vogliamo che i nostri figli si trovino come si trovano i figli dei campani per le strade della Campania! Un esperimento che in una sola settimana ha portato ad ottenere il 73% di raccolta differenziata. Do you have an answer? Many. Many? Yes. Nothing going to landfill, nothing going to incineration by the year 2020. Questa è la legge! Anche le nanoparticelle. Non c'ho il disastro visibile, non c'ho i mucchi di spazzatura per strada, li ho trattati i rifiuti. E mi dicono, non è per caso che potreste fare un saltino a New York? Abbiamo 170.000 persone che si sono ammalate delle cose che dicevate voi. And these are all cancer. Every single one. Sperare che noi avremo sempre un cucuzzolo della montagna dove rifugiarci e lasciare agli altri le conseguenze negative. Ecco, questo non esiste, non è possibile. Queste sono delle indagini fatte da chi gestisce l'inceneritore. Why is this happening? Sono tutte false. And the answer is simple. Corruption. That's the filth.